Ci ritroviamo insieme al nostro mediatore familiare, il professor Antonio Vigone, quest'oggi per parlare dei giovani e le feste. Siamo in tema natalizio, quindi il periodo è ottimo, l'occasione è giusta. Benvenuto Buongiorno, Antonio, buongiorno a ben trovato tutti. a te. In un'occasione un po' speciale, Sì. c'è anche una scenografia che ci ricorda il momento che stiamo vivendo, quello delle festività natalizie, però il tema lo estendiamo un po' di più. Il Certo, sì. Con rapporto che i giovani hanno con le le feste. feste, sì. Solitamente sono consuetudini, si vivono anche un po' nella Sì. maniera sbagliata, però vogliamo vedere insieme a te anche l'atteggiamento giusto. Allora, voglio partire dall'indicazione del Papa, dove mette in evidenza l'importanza della fede, sottolineando come la fede ci indica il cammino fondamentale, importante per giungere alla felicità. Il Papa ha affermato questo proprio per sottolineare che oggi viviamo in una società del relativismo, del nichilismo, del tutto relativo, del oramai le feste o ci sono o non ci sono, è la stessa cosa. E quindi dove in un certo senso la festa perde di importanza e di consistenza, soprattutto le cosiddette feste comandate. Quindi prima di tutto dobbiamo rivalutare l'importanza della fede. Per far questo dobbiamo preparare i nostri giovani. Quindi dobbiamo preparare i giovani al messaggio teologico della festa. I nostri giovani oggi non conoscono più qual è il messaggio teologico, ad esempio, del Natale. Molto spesso, sempre, ogni anno si ritrovano a fare feste, per esempio, di Natale a scuola e non sanno nemmeno magari il motivo. Perfetto. Ho chiesto proprio questo ai miei ragazzi e alcuni di loro mi hanno risposto: professore, il giorno della festa è, per me significa poter dormire, mangiare di più, bere di più, andare a passeggio, fare compere. Quindi i ragazzi vivono il Natale con questa convinzione. Allora dobbiamo, dicevo, ritornare al senso teologico. Qui viene fuori anche un po' il tuo essere laureato in filosofia, Sì. visto che prendiamo in esame la questione di Dio, anche quella antropologica, vero? Quindi, certamente sì. Quindi la dimensione teologico del concetto di festa e del messaggio della festa, ma anche quella conoscenza sociale, perché se vogliamo il Natale è una festa sociale, è una festa della famiglia e faccio un altro passo indietro, è una festa della coppia. Ritorniamo Eh sì, sempre al perché ormai discorso chi di ti vede ti coppia. associa a questo, quindi non possiamo Allora, negarlo. l'importanza della festa è proprio questo, cioè stare insieme, condividere qualcosa. Il concetto della condivisione i ragazzi oramai non lo percepiscono più, o meglio, è qualcosa che non gli appartiene. Si intende la festa semplicemente come, dicevo, andare in discoteca, si intende la festa come trasgredire le regole, si intende la festa come andare ad assistere al cantante Un concerto preferito allo o allo stadio. stadio. Però facciamo attenzione che ciò che accomuna tutti questi aspetti con la festa del Natale è un aspetto importantissimo, l'attesa. Non a caso il Natale è la festa dell'attesa, l'avvento, il momento dell'attesa. I ragazzi attendono il sabato, i ragazzi attendono le vacanze di Natale per andare in discoteca, noi attendiamo l'avvento per il Natale dal punto di vista religioso, l'attesa di una nascita. Quindi sono momenti dove la persona, l'individuo deve riflettere su se stesso e sulla propria persona. Quindi l'importanza della festa in cosa consiste? Consiste soprattutto nel riscoprire la dimensione personale del suo essere, ma questa dimensione personale necessariamente io la devo associare, la devo unire agli altri, devo entrare in relazione con l'altro. Non dimentichiamo che festa può essere anche aiutare il povero, aiutare il bisognoso. Festa può anche essere dire qualcosa di bello ad una persona che io non sopporto. In tutto questo c'è sempre l'attesa. Ma soprattutto festa significa anche rientrare in possesso del proprio spazio e del proprio tempo. È strana questa cosa, ma in realtà è così. La
La domenica noi ci riposiamo, entriamo in possesso del nostro spazio perché non andiamo al lavoro. A Natale ci riposiamo perché entriamo in possesso del nostro spazio. I ragazzi si riposano perché non vanno a scuola. E cosa strana, i ragazzi non riconoscono la scuola come spazio di loro appartenenza. Quindi nel momento in cui io non vado a scuola e devo vivere le vacanze di Natale, non voglio giustificare i ragazzi, però è normale che per me significa uscire di più, dormire di più, significa andare in discoteca. Quindi occorre caricare queste feste, in modo particolare magari questa del Natale, di significato. Di significato. Considerarla una cosa seria. Certo, l'importanza, ripeto, dell'aspetto teologico della festa. Allora, l'esempio che facevo in una classe è proprio questo, la stessa cosa che io organizzo la festa per il mio compleanno, invito tante persone, queste persone accettano l'invito, però poi alla fine mi dicono, guarda, tu adesso ti devi mettere da parte, non c'entri più nulla. Ma scusate, il festeggiato sono io, perché mi lo mette da parte? Allora noi più delle volte viviamo il Natale adottando questo concetto, cioè vale a dire, la festa è di Gesù, però a noi non ci interessa il festeggiato, io devo pensare alle mie cose. Il ragazzo che va in discoteca, il più delle volte è quel ragazzo che ha voglia di trasgredire. Non voglio dire che la discoteca è qualcosa di negativo, fa parte della vita di ogni ragazzo. Di una fase, forse. Di una fase, certamente. Però, il più delle volte, io aspetto il sabato perché sento la necessità e il bisogno di trasgredire. Trasgredire da cosa? Dalle regole. Queste regole da chi vengono dettate? Queste regole vengono dettate dalla famiglia, vengono dettate dalla scuola, vengono dettate dalla società. Quindi il ragazzo, come dicevo poc'anzi, non sente più la scuola, la famiglia, la società come luogo di appartenenza. È estraneo da questo. Quindi si avverte quasi la sensazione che durante i giorni di festa il ragazzo deve recuperare il tempo perso. Quindi l'altro aspetto, il tempo. Deve riappropriarsi di quel tempo. Strana è questa situazione, Antonio, sicuramente potrai confermarlo, tu che sei professore, quindi hai di fronte sempre ragazzi poi di varie età. Molto spesso i ragazzi che godono del Natale, di questa pausa dalla scuola, sono poi quelli che si avvalgono anche di non fare religione, ecco, sì. dell'ora di religione. Quindi privo di significato questo periodo di Natale. Sì, sì, sì. Allora, devo essere sincero, sono pochi i ragazzi che comunque non fanno religione e, come dicevi tu, si godono di questo aspetto. Il più delle volte sono ragazzi che non vogliono fare religioni oppure non danno importanza alla festa perché non hanno una conoscenza teologica del senso della festa e, se vogliamo, anche della religione. O, stranamente, a volte perché hanno avuto un'educazione sbagliata e hanno avuto anche un'idea sbagliata dell'ora di religione. La cosa che a me preme sottolineare è che questa idea distorta della festa parte soprattutto da quei ragazzi che fanno l'ora di religione e sono convinti di questo, che la festa va vissuta in questi termini. Però io non me la sento di criticare a 360 gradi il mondo giovanile per un semplice motivo. Perché poi alla domanda che io ho fatto a questi ragazzi, se il giorno di Natale loro andavano a messa o altro, devo dire che tutti i ragazzi hanno affermato che loro vanno a messa, o la notte o il giorno di Natale. Allora facciamo un passo indietro. Non è vero a sto punto che nei giovani manca quel senso religioso o manca quel senso della festa. Probabilmente quel senso religioso e quel senso della festa non gli è stato insegnato. O meglio, i giovani non sono stati educati a vivere la festa in modo religioso. Forse non è solo un problema dei giovani, però questo. È soprattutto anche degli adulti. È un problema degli adulti. Questo è vero, sì, è un problema che sì. Ma oramai la festa si vive semplicemente come il momento in cui non devo far nulla, dolce far niente. Sì,
dicevo prima, è il momento in cui io devo dedicare del tempo a me stesso. Però se c'è una festa, vuol dire che il protagonista di questa festa certamente non sono io, è qualcun altro. Quindi prima di dedicare del tempo a me stesso, quantomeno devo avere il buon senso di dedicare del tempo al festeggiato. In effetti io, la cosa che ho detto ai miei ragazzi, probabilmente qualcuno si è scioccato anche un pochettino, ma ragazzi, io non vi sto chiedendo di andare a messa tutti i giorni durante le vacanze, ma semplicemente di pensare al festeggiato. Alcuni ragazzi mi hanno detto, sì, professore, ha ragione. Fatto mai nessuno ci ha detto questo. Fatto perché tutti quanti ci dicono, dovete andare a messa, dovete fare questo. Cosa emerge? L'imperativo categorico, quando noi imponiamo ai ragazzi di fare o dire determinate cose, puntualmente loro non lo fanno. Allora, il fatto stesso di lasciare liberi dei ragazzi e di pensare alla festa in un modo diverso già è un passo in avanti. Questo è un problema che deriva dalla cattiva educazione. Ne abbiamo parlato anche in un precedente nostro incontro, certo, di educazione, sì. Gli errori che si fanno, che in questo caso questi errori vengono fatti dai genitori e dagli educatori. Ma allora, ripeto, io non posso imporre a mio figlio di andare a messa se poi io non ci vado. Non ha un lo stile incoerente, cioè mio figlio non ha un esempio valido. Dice, vabbè, papà non ci va perché ci devo andare io, o mamma non ci va perché ci devo andare io. Quindi, anche in questo caso, rientrare nuovamente in possesso del vero senso della festa. Il pensare al festeggiato e vedere le feste in un'ottica diversa, sicuramente. Ma con soprattutto per quanto riguarda anche la festa del Natale, mm-hmm, oggi è tutto collegato al regalo. Natale uguale regalo. Forse la crisi in questo ci aiuterà. Non sono molto convinto di questo, perché si troverà l'escamotage di fare tutto. Allora, perché noi non sostituiamo il termine regalo col termine dono? È diverso. Gratuito soprattutto. Esatto. Allora, il dono è qualcosa che io gratuitamente faccio a qualcun altro, qualcosa di me, che non necessariamente deve essere un oggetto costoso, oppure deve essere qualcosa di importante, ma può essere semplicemente un bigliettino di auguri, con su scritto una frase, ma una frase pensata a quella persona, per quella persona. Quindi questo significa che io ho impiegato del mio tempo per ricercare un termine, per ricercare una parola da dedicare, da donare a questa persona. Quindi l'importanza del dono. Noi oggi viviamo soltanto la dimensione del regalo. Vuoi il computer? Esco, con il computer. Papà è bravissimo, un papà speciale. Se invece un papà fa una cosa del genere, che si mette a tavolino con la propria moglie, quindi con la mamma, a scrivere un bigliettino, io sono il figlio più sfigato del mondo, perché non ho ricevuto un cellulare, ma ho semplicemente ricevuto un bigliettino di auguri. Che tristezza, invece no. Questo fa riflettere molto, sicuramente tanti avranno già ricevuto i doni, i regali, il termine negativo, l'accezione negativa del termine, però cerchiamo di fare di più, quindi dare significato alle feste che si vivono. Veniamo anche a quell'argomento che ti caratterizza, vita di coppia, quando due genitori sono purtroppo, vivono in difficoltà, sono separati in questo caso. Come possono vivere le feste con i propri figli senza magari appesantire loro con i loro problemi? Allora, purtroppo, e sottolineo purtroppo, quando arrivano queste feste così importanti, perché comunque il Natale è la festa della famiglia. Della famiglia, esatto. Viene considerata la festa per eccellenza, anche se noi sappiamo che non è proprio così. La Pasqua dovrebbe essere la festa per eccellenza. Esatto, per noi cristiani sì. Comunque, il Natale è la festa della famiglia, dove tutta la famiglia si ritrova. E molti ragazzi soffrono di questa situazione, perché sono costretti a vivere il Natale o con la mamma o col papà e poi l'anno successivo così sono via. Costretti a dividersi. Allora, in questo caso, ritorno un po' indietro, faccio un passo indietro, c'è bisogno di buon senso. È difficile dire a una coppia di separati o di divorziati
guarda, per il bene di nostro figlio, perché non viviamo insieme questa festa? È difficilissimo, perché nel momento in cui si giunge alla separazione e al divorzio, queste due persone non hanno più nulla da dirsi se non soltanto ciò che è attinente alle problematiche del proprio figlio. E sicuramente il Natale, la festività del Natale, non rientra nelle problematiche del proprio figlio, secondo i genitori, cosa sbagliata, perché rientra nelle problematiche semplicemente il fattore economico per quanto riguarda le scelte e basta. Poi non rientra nel fattore problematico anche i bisogni, le necessità del proprio figlio. Alcuni ragazzi vivono questa situazione proprio come un bisogno, come una necessità di vivere il Natale insieme alla mamma, il Natale insieme alla mamma e al papà. Questo purtroppo non viene preso in considerazione dai genitori separati e divorziati. Quindi bisogna mettere da parte un pochettino i problemi personali, le difficoltà, tutto ciò che la coppia ha dovuto superare per arrivare alla separazione e quant'altro, per mettere in evidenza l'importanza del proprio figlio. I figli non ci sono, non ci appartengono, ci sono stati affidati. È un figlio, non è colpa del figlio se si ritrova dei genitori separati o divorziati, non ha nessuna colpa. L'unica cosa che pretende questo ragazzo o questa ragazza non è il cellulare di ultima generazione e il computer di ultima generazione, è semplicemente vedere i propri genitori sedersi al proprio tavolo e mangiare insieme con loro, pranzare, cenare insieme con loro. Cerchiamo di mettere da parte i rancori. Com'è che si dice? Almeno a Natale siete tutti più buoni. Siete tutti più buoni, però evitiamo che questa frase poi diventi in un certo senso banalizzata, cioè cerchiamo di riscoprire il vero significato di questa frase. Allora, noi a volte siamo presi dall'interesse personale, dall'orgoglio, ma anche dalle paure. Cerchiamo di mettere da parte l'orgoglio, paure, interessi e quant'altro. Pensiamo soltanto al bene di questo ragazzo. Cioè, per un giorno pranzare o cenare con quella persona che oramai non ho più nulla da dividere può essere pesante, però agli occhi di mio figlio può essere qualcosa, può essere un atto, un gesto importante. Che anche una difficoltà è quella che riscontrano i ragazzi al ritorno dalle feste, magari a scuola, con chi è passato il Natale, sì. E dover dire con mamma o con papà. Ma la cosa triste, già in queste settimane che ci preparano al Natale, ti vedi questi ragazzi con il volto assente, triste, dove in classe tutti gli docenti parlano del Natale, i preparativi, dove vai, cosa fai, e questi ragazzi non intervengono. O ancora peggio, ti chiedono di andare in bagno proprio perché non hanno voglia di sentire. È normale che poi ci troviamo dinanzi ai ragazzi che affermano il Natale è una festa che io odio. Ci sono ragazzi ci sono. Che lo dico. Ci sono ragazzi che affermano questo e dicono io odio il Natale perché è coraggioso. Non so cosa fare. È coraggioso però affermare questo da parte di un ragazzo. È coraggioso perché va controcorrente, però il ragazzo in cuor suo sa che non è così. Sa che non è così, sa che il suo interesse, la sua volontà è completamente diversa da ciò che ha affermato. A volte diciamo delle cose perché ci vogliamo coprire, ci vogliamo nascondere. Quindi dire io odio il Natale e so che ho una situazione familiare non del tutto piacevole, se vogliamo è una scorciatoia che io adotto per difendere la mia personalità, per difendere il mio essere. Perché so che quelle feste per me sono causa di tristezza. Allora, proprio perché io non voglio essere triste durante quelle feste, affermo fortemente che per me quelle feste non valgono nulla, non hanno nessun significato. È un giorno come tanti altri, una domenica come tante altre. È una sorta di difesa. È una sorta di difesa, sì. E quindi non è vero che il Natale piace a tutti, o meglio, è vero, ma non tutti lo ammettono. Non tutti lo ammettono, sì.
Purtroppo ci sono siti dove si parla del Natale in senso negativo, dove il Natale viene visto semplicemente come una festa consumistica, dove il Natale non ha nessun significato, non ha nessuna importanza, però io sono fortemente convinto che dietro queste persone c'è proprio quella voglia di non soltanto di difendersi, ma soprattutto c'è voglia di considerare il vero Natale, di prendere in considerazione il vero Natale e festeggiare il vero Natale. Io non posso dire che Natale è una brutta festa se è la festa della famiglia. Se io credo fortemente nella famiglia, non posso dire che è una brutta festa, anzi è una festa bellissima, dove so già a priori che vivrò questa festa con i miei figli, con mia moglie, con i miei parenti, con le persone che io ci tengo veramente. Uh-huh. E chi afferma questo non può essere solo, non può essere solo. Sicuramente avrà una persona a cui ci tiene in modo particolare. Quindi in profondità anche per questa persona la festa del Natale è una festa importante. Poi ci nascondiamo. Dicevo prima, l'importanza dell'attesa. Secondo me queste persone aspettano che qualcosa possa cambiare da un momento all'altro. Questa fiducia. Non sarà questo Natale, non sarà il prossimo, però anche loro si augurano che qualcosa possa cambiare. E vogliamo concludere sottolineando quale messaggio può lasciare questa festa. Allora, io... Quale messaggio di vita? Allora, prima di tutto, considerare questa festa come la festa dell'unione. L'unione familiare, quindi l'importanza della famiglia. Però, prima di considerare la festa del Natale come una festa dell'unione, io non devo dimenticare il festeggiato. Se io considero Natale festa di unione, perché all'interno di questa unione c'è un festeggiato. Io festeggio il Natale per un motivo, perché c'è una persona che mi permette di festeggiare il Natale. Allora, la famiglia si deve ritrovare intorno a questa persona. Sto parlando di Gesù come una persona, perché mi piace parlare proprio di Gesù come persona. Giusto. Essere che si è incarnato, quindi è uno di noi. Allora, l'importanza di questo è soprattutto riscoprire i veri valori del Natale, mettere da parte il regalo e considerare il dono, quindi l'importanza del dono. Per me sono gli elementi importanti e fondamentali per poter vivere un santo Natale pieno di serenità e di gioia. Poi possiamo in questo modo estendere il Natale a tutto l'anno. Certo, certo. Una gioia da vivere appunto con le persone care, sì. Sempre, in qualsiasi momento. Noi, superando ogni difficoltà, il nostro spazio è solitamente dedicato alla vita di coppia, alle problematiche, però certo. Oggi abbiamo voluto insomma inserirci proprio nel tempo giusto, quello che stiamo vivendo. Attesa, tempo, poi il Natale, la nascita e le feste continuano. Noi speriamo insomma che possano servire questi tuoi consigli, questi tuoi suggerimenti. Me lo auguro. Almeno a qualcuno. Soprattutto in questo periodo di festa. Esatto. Grazie al professor Antonio Vigone e tanti grazie auguri, buone feste, perché le feste continuano. Grazie a voi e tanti auguri.